trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Pace e bene a tutti, sono Don Carlo Chiomento, il parroco di Candiolo. Con la nostra parrocchia abbiamo costruito la casa di accoglienza alla Madonnina per accogliere i malati e i parenti, malati di cancro che vengono al vicino ospedale. Stiamo raddoppiando la casa, passandola da 54 a 92 posti letto. Spero presto di dire a tutti quando ci sarà l'inaugurazione del primo lotto di lavori, che consiste in un salone, un nuovo refettorio e una nuova cucina. Prima di tutto, perché poi me ne dimentico, desidero ringraziare vivamente il Corecom del Piemonte, perché ci dà la possibilità, assieme alla RAI, di fare questa trasmissione ogni tanto e questo ci permette di costruire una rete di relazioni. Molte persone, grazie a questo programma, sono entrati in contatto con la casa di accoglienza. Desidero anzitutto parlare dello stile della casa di accoglienza, perché bisogna avere uno stile. Come dicevo la volta scorsa, è necessario che il volontario prima di tutto sia volontario in casa propria, perché se uno è bravo fuori casa ma in casa fa il disgraziato, non ci siamo. Allora ricordo brevemente lo stile che bisogna avere alla casa di accoglienza. Mi pare che sia necessaria anzitutto la retta intenzione, imparare a lavorare di squadra, cercare il bene dell'altro, in questo caso i malati e i loro parenti, rispettare lo stile della casa di accoglienza. Nel corso di questi anni, sono già 15 gli anni della casa di accoglienza, abbiamo avuto circa 150.000 pernottamenti, quindi un esercito di persone che arriva da tutta Italia e dal mondo intero. Molti volontari si sono alternati e si alternano continuamente alla casa di accoglienza. Sono uomini e donne, pensionati e giovani. Ci sono anche delle persone molto, molto anziane che vengono e dedicano le loro ore di servizio. Sappiamo, siamo organizzati in questo modo, portare gli ammalati e i parenti al centro di Candiolo, riportarli alla casa di accoglienza, raccogliere i tappi, fare l'ospitalità alla reception, eccetera, eccetera. Ultimamente il nostro servizio è stato arricchito da un dono preziosissimo. Il giorno in cui si è presentata questa cooperativa, io ho detto: questo è un dono del Signore. Si chiama Centro Diurno La Trottola ed è gestito da una cooperativa, Animazione Valdocco, che per conto del CISA 12 di Nichelino ospita disabili adulti. Ogni giovedì mattina da ottobre a questa parte, come concordato dalla responsabile Lina Bruno, con lo staff della casa, un gruppo di 4 uomini, Vincenzo, Davide, Massimo e Alessandro, sono accompagnati da 2 educatori, Micaela ed Esther, e vengono alla casa di accoglienza. Che cosa fanno? Smistano i tappi. Sembra un servizio banale, in realtà è un servizio importantissimo per questo motivo. Chiunque può fare il volontario alla casa di accoglienza. La disabilità è importante nella vita di questi ragazzi, di questi giovani, ed è importante che tutti li accolgano e che anche loro si sentano utili alla società, ed è bello vederli lavorare insieme ai volontari cosiddetti senza handicap, perché si fa gioco di squadra, ognuno può dare il meglio di sé se lavora insieme con gli altri. Credo che sia importante questo. Interessatevi della casa di accoglienza, venite a visitare la casa di accoglienza, venite a vedere concretamente cosa stiamo facendo, a portare anche il vostro aiuto attraverso i tappi,
perché con i tappi possiamo fare molte cose, possiamo fare molte cose. Sono arrivato al termine, allora ringrazio ancora il Corecom del Piemonte e la RAI per questa opportunità che ci viene data ogni tanto. Perseverate, gente, perseverate. Grazie di cuore. Il mondo non ci è dato solo in eredità dai nostri padri, ma ci è dato anche in prestito dai nostri figli. Questo è un antico proverbio e in questo proverbio si evince il prezioso ruolo della famiglia, che rappresenta sempre e comunque per ognuno di noi una parte fondamentale della nostra vita. La nostra associazione è impegnata da anni nella tutela delle famiglie, con particolare attenzione ai diritti dei suoi soggetti più vulnerabili, a partire dall'infanzia e dall'adolescenza. Grazie ai nostri preziosi volontari, l'associazione sostiene moralmente e materialmente molte famiglie in difficoltà che si rivolgono a noi, con un primo ruolo di orientamento, ascolto e aiuto. Ma come affrontare situazioni difficili, separazioni complesse? Come e quando denunciare abusi o violenze e a chi ci si può rivolgere per chiedere aiuto? Come fare per tutelare i figli e il proprio ruolo di genitore? E se intervengono le autorità competenti o i servizi sociali? Ecco, durante tutto il nostro impegno di questi anni abbiamo bene compreso come sia importante conoscere i propri diritti e i diritti dei propri cari per poterli tutelare. Perché situazioni difficili e complesse impongono fermezza, lucidità e conoscenza. È quindi importante che genitori e minori conoscano bene quelli che sono i propri diritti e doveri, oltre che le figure professionali e le autorità a cui possono rivolgersi per chiedere aiuto o con cui potrebbero venire in contatto. Il Vademecum AIEF cerca di dare risposte a queste domande, realizzato grazie a qualificati professionisti e distribuito gratuitamente grazie a un patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e all'autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo Vademecum vuole essere una breve ma puntuale guida informativa sui diritti e sui doveri dei genitori e dei figli e quindi sui diritti e sui doveri di tutte le famiglie che hanno il diritto di essere tutelate. Perché l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti umani ricorda che lo Stato ha il dovere di tutelare la famiglia, che è il nucleo fondamentale della società. Questo Vademecum è dedicato ai tanti genitori e a tutti quei figli che vivono situazioni difficili, con l'auspicio che possa essere un piccolo ma concreto aiuto nell'affrontarle. Cooperative Sanità Piemonte è la federazione che associa le cooperative che operano nel campo sanitario appunto della nostra regione. In particolare sono cooperative di medici che quindi svolgono attività di medicina di gruppo, sono farmacie dei servizi, quindi la rete delle farmacie molto capillare in Piemonte, sono cooperative che gestiscono servizi o strutture sociosanitarie, pensiamo alle RSA, quindi anziani non autosufficienti o strutture per disabili, e le mutue assicurative che quindi creano quella assicurazione e integrazione sociosanitaria che permettono di abbattere i costi delle visite, degli esami. E il ruolo della cooperazione sanitaria l'ha dimostrato con una grande esperienza di questi anni e può essere utile alla regione, quindi al pubblico, per quella integrazione sociosanitaria con il privato, chiaramente per quanto ci riguarda il privato sociale, quel principio di sussidiarietà che può permettere di sviluppare una sanità di territorio.
Finora è stata una sanità molto ospedale centrica, invece bisogna tornare sul territorio alla prevenzione, una sanità vicina alle famiglie, vicina alle case, anche attraverso le nuove modalità digitali, teleassistenza e telemedicina. In Piemonte abbiamo due grosse cooperative, Unione Farmaceutica Novarese e Farmauniti. Entrambe collaborano con più di 2000 farmacie sul territorio e quindi sono due grosse realtà che presidiano il territorio da parecchi anni. L'unione fa la forza, ce l'ha insegnato anche la storia, e quindi mettere insieme quelle che sono le professionalità di ognuno, di tutti gli attori del mondo farmaceutico e degli stakeholder del sistema, fa sì che si possano standardizzare i processi, si possano ridurre i costi di gestione, si possa capire qual è la reale efficienza di prodotto e di servizio che si può dare al cittadino e al paziente. La pandemia ha dato certamente una spinta a quella che è la farmacia dei servizi, il cui decreto addirittura risale al 2009, quindi una spinta molto veloce, molto rapida, che ha fatto della farmacia il primo presidio sanitario sul territorio, realmente capace di venire incontro alle esigenze del cittadino anche in uno stato di emergenza. E abbiamo implementato tutte le attività di servizio a domicilio, di consegna del farmaco, di front office per la prenotazione di analisi, visite analisi, ritiro referti, pagamento di ticket. Quindi un grosso lavoro anche di informazione verso il paziente. Possiamo dire che le farmacie sono adesso a tutto tondo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Le cooperative dei medici sono cooperative di servizio, quindi offriamo servizi ai soci, che sono medici di medicina generale, come per esempio nella mia cooperativa di cui sono presidente, appunto sono circa una settantina di soci, medici di medicina generale, che sono strutturati in medicina di gruppo. Noi appunto organizziamo, strutturiamo questa, le varie sedi dove poi dopo chiaramente vengono accolti i pazienti. La cooperazione medica quindi si propone come gestore, insieme chiaramente alle ASL, alla regione, per poter gestire le nuove forme associative previste dai nuovi accordi collettivi nazionali, quindi AFT, Casa della Comunità. Riteniamo che per poter gestire anche meglio il problema dei pensionamenti che ci sono in questo momento, il fatto di potersi strutturare in maniera organica possa essere un aiuto concreto verso la popolazione. Buongiorno, sono Giancarlo Del Rico, presidente dell'Anfastorino APS. Ringrazio per l'occasione che mi è stata data di illustrare un progetto che riguarda i ragazzi tra i 18 e i 30 anni con disabilità intellettiva. Il nome è un nome inglese che significa spazi aperti per menti aperti, open space for open mind. Questo progetto nasce con lo scopo di creare un luogo preciso, individuabile sul territorio, dove i ragazzi con questa fascia di età possano gestire direttamente le attività all'interno dello spazio, ovviamente supportati dagli educatori e dai professionisti che sono incaricati di dare i supporti, per appunto creare uno spazio inclusivo e accogliente anche di giovani non disabili. Non disabili e disabili insieme possono fare attività comuni, e questo immediatamente si traduce in inclusione e in capacità per tutti di accogliere le altre persone. Lo spazio dovrebbe essere gestito, come dicevo, direttamente da 10 volontari disabili che autonomamente, nel senso che possono scegliere, supportati dai loro educatori, decidono quali sono le attività da attivare.
si dovranno attivare workshop, quindi attività finalizzate a un risultato, legate sia al tempo libero che alla abilitazione rispetto alla convivenza e alla buona relazione con le altre persone. Diciamo questo come obiettivo perché una delle difficoltà delle persone con disabilità è esattamente quella della relazione, della comunicazione col contesto circostante. L'approccio è un approccio graduale, quindi non si comincia con tutto e subito, ma attraverso varie tappe di avvicinamento per arrivare poi alla presenza massiccia di persone giovani con quel target, come dicevamo, 18-30 anni, che siano in grado di attivare attività inclusive. Attraverso l'effetto cascata, i beneficiari alla fine di questa attività saranno sì coloro i quali parteciperanno alle attività, ma soprattutto chi le organizzerà, acquisendo tutte quelle abilità e quelle capacità per appunto gestire anche situazioni un po' più complesse. Gli workshop previsti sono legati alla musica, sono legati allo sport, sono legati anche alla possibilità di avviare piccoli laboratori professionali per avvicinarli anche a quello che potrebbe essere un eventuale sbocco lavorativo e al mondo del lavoro in genere. Non ultimo, ci sarà anche la possibilità di esercitare espressioni artistiche come la ceramica creativa piuttosto che la creazione di piccoli gioielli e anche la possibilità di generare podcast, quindi brevi clip da loro ideate, da loro prodotte per descrivere quelle che sono le loro tematiche. Sto parlando di ragazzi con disabilità, di relazione con il mondo esterno e soprattutto delle occasioni di cui hanno bisogno. È prevista anche un'azione collaborativa e di comunicazione con altri paesi europei per contestualizzare questa iniziativa con l'Europa rispetto ad altre iniziative simili. Sono a questo punto arrivato alla fine, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio lo staff tecnico che mi ha assistito. Bentrovati, mi chiamo Gloria Paci e sono la presidente dell'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy. La nostra associazione opera su tutto il territorio nazionale e conta tanti referenti regionali. Proprio oggi a loro lascerò la parola, vi illustreranno brevemente alcuni aspetti che riguardano la protezione dei dati. Bentrovati, sono Giancarlo Spinelli, referente per la Lombardia dell'Associazione Diritti e Libertà Privacy. Oggi vi parlo di cyber security, che in breve ha lo scopo di contrastare le minacce informatiche. Come proteggersi dai cyberattacchi, aggiornare il software del sistema operativo, utilizzare software antivirus, utilizzare password complesse, non aprire legate email di emittenti sconosciuti, evitare di utilizzare reti wifi non protette negli spazi pubblici. Buon internet sicuro a tutti! Bentrovati, sono Marcello Mondica, delegato regionale Sicilia. Sapete che ogni cittadino può esercitare dei diritti nei confronti del titolare a cui comunica i propri dati personali? Infatti, ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, abbiamo diritto di sapere dal titolare se sta trattando bene i nostri dati personali e quali, conoscere le finalità del trattamento, a chi sono comunicati i dati, per quanto sono conservati. Possiamo chiedere la rettifica, la cancellazione e opporci al trattamento. Bentrovati, sono Danilo Corticoso, responsabile territoriale per la Regione Sardegna. Tutte le volte che un cittadino ha, fosse solo anche il sospetto, che il trattamento dei suoi dati personali è avvenuto o avviene violazione di legge, ha il diritto di rivolgersi in forma scritta gratuita al Garante Privacy, il quale attiverà ogni verifica, all'esito della quale potrà infliggere al titolare del trattamento una sanzione pecuniaria amministrativa. Bentrovati, sono Ilaria De Luca, referente della Regione Lazio.
La privacy va applicata fin dalle radici, a partire dai giovani, dai nostri figli, dai soggetti più fragili, sia all'interno delle scuole, nelle attività ludiche, anche a casa. Spesso il pregiudizio, l'odio, per ragioni di razza, orientamento sessuale, disabilità o qualsiasi tratto distintivo della persona possono condurre a fenomeni di cyberbullismo, ovvero forme di molestia, trattamento illecito di dati online a danno del minore. Bentrovati, sono Luciana Marotta, referente per la Campania. Vi parlerò di come i cittadini che intendono opporsi all'utilizzo dei propri dati personali per vendite o promozioni commerciali possono fare ad iscriversi al registro pubblico delle opposizioni. L'iscrizione è gratuita e può avvenire specificando il proprio codice fiscale ed il numero di telefono fisso o mobile che si intende appunto iscrivere. Bentrovati, sono Sabrina Schinca, referente regionale Liguria. In un mondo interconnesso come il nostro, le informazioni e i dati sono un nuovo patrimonio da tutelare. La privacy si struttura come difesa dei dati dalle possibili captazioni da terzi, che potrebbero usarli o venderli senza che il soggetto lo sappia. Ne dà testimonianza la normativa in tema di trasparenza, tesa a rendere le informazioni e i dati della pubblica amministrazione maggiormente accessibili e chiari ai cittadini. L'uso di sistemi informatici permette di evidenziare criticità e di fornire validi strumenti per far emergere la corruzione. Quale referente della Regione Emilia-Romagna stiamo organizzando insieme ai soci la seconda edizione della Privacy on the Road, quindi vi aspettiamo a Rimini, seguiteci sui nostri canali social per sapere dove e quando si svolgerà la seconda edizione. Grazie a tutti! Salve a tutti, sono Sara Iacubi, referente regionale Calabria. Oggi vi parlerò dei dati sanitari. I dati sanitari sono dati particolari perché rivelano i dettagli più intimi della nostra vita. Sono soggetti a trattamento speciale e vengono raccolti dopo aver informato il paziente. L'informativa è una dichiarazione che deve essere scritta in modo semplice e chiaro. I dati relativi alla salute possono essere comunicati a terzi solo esclusivamente se il paziente è stato informato. Salve a tutti, sono Paolo Sodarino e sono il referente per il Veneto. Oggi vi parlerò di cookie. I cookie sono piccoli file di testo che servono per facilitare la navigazione dell'utente. Ad esempio possono aiutarci nella composizione delle nostre password oppure per registrare quello che è stato acquistato in un sito internet. Ci sono anche altri tipi di cookie, quelli che servono per la profilazione e quindi sono quelli che registrano i gusti, le preferenze, le scelte, i dati di navigazione e quant'altro. Buongiorno a tutti, sono Valentina Consiglio, responsabile dei settori cultura, turismo, informazione e servizi museali per Lega Piemonte. Oggi parliamo di fruizione della cultura attraverso l'esperienza di cooperative che si occupano della gestione degli archivi e delle biblioteche. Cooperative che con il loro lavoro si impegnano per preservare e valorizzare patrimoni storici e favorire la promozione della cultura e della lettura. La riorganizzazione e la digitalizzazione degli archivi consente infatti di tutelare la storia e garantire la facilità di accesso alle giovani generazioni, in modo che possano proiettarsi verso il futuro in maniera consapevole. Di fondamentale importanza in questa direzione è il lavoro che viene svolto insieme alle biblioteche, servizio essenziale e strategico soprattutto per le piccole comunità. Attraverso le competenze specifiche dei soci lavoratori vengono ideati infatti progetti mirati di promozione della lettura dedicati alle scuole di diverso ordine e grado. Tali progetti dovrebbero essere sostenuti sistematicamente per consentire un maggior accesso alla cultura a tutti. Sicuramente un importante passo in questa direzione si potrà vedere cogliendo le opportunità di partnership pubblico-privato come previste dal PNRR, di cui la cooperazione mostra significativi esempi. Infatti, nelle attività sopracitate, il ruolo della cooperazione è fondamentale, in quanto viene espresso uno dei suoi principi cardine, l'intergenerazionalità, ossia tramandare esperienza e patrimonio alle future generazioni, in modo che la cooperativa possa continuare a svilupparsi generando lavoro e cultura di impresa, innovando ma avendo sempre ben chiare le proprie radici. Proprio per questo motivo, Lega Piemonte ha recentemente presentato un progetto che punta alla riorganizzazione dell'archivio e della biblioteca, in modo che il proprio patrimonio storico-culturale possa essere messo a disposizione per promuovere e diffondere la conoscenza dell'associazione e della forma cooperativa come strategica modalità di fare impresa,
Lascio quindi la parola a un'eccellenza dell'Alessandrino che quest'anno compie 30 anni della sua attività. Buongiorno, sono Alessandra Rivera della Cooperativa Arca di Alessandria, sono il presidente e uno dei fondatori storici, perché la nostra impresa è stata fondata da un gruppo di archivisti e bibliotecari nel 1992 ad Alessandria. Siamo sempre state quasi tutte donne, siamo dei tecnici e le mie colleghe, io sono presidente e faccio l'amministratore, soprattutto sono molto molto qualificati nel loro settore. Direi che proprio sono il top, in particolare in Piemonte, sui libri antichi e sugli incunaboli, il lavoro sulle cinquecentine di catalogazione, riordino, conoscenza e sulle fonti archivistiche primarie, sulle fonti archivistiche antiche in particolare, sono tutte persone, dei tecnici diciamo qualificati e accreditati presso le soprintendenze, gli enti di tutela. Quindi godiamo di una certa insomma credibilità professionale e questo ci sta continuando a far lavorare e devo dire anche sempre meglio. Non siamo stati fagocitati da altri, abbiamo continuato a lavorare in maniera indipendente e possiamo dire che siamo tutte molto orgogliose del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Abbiamo lavorato in tanti posti meravigliosi e stiamo lavorando all'Università di Pollenzo, in tantissimi comuni importanti, quasi tutte le diocesi del Piemonte, soprattutto appunto nel settore antico, che è quello che insomma ci dà un po' la patente di servizi di eccellenza, anche se di nicchia, perché sono di solito lavori abbastanza parcellizzati, a cantiere e che spesso proseguono negli anni, però insomma sono cose molto molto particolari, come non so, i servizi di catalogazione degli incunaboli, che sono i libri più antichi mai pubblicati, sono ancora del 400, i lavori sui libri antichi in tout court, sulle pergamene dal punto di vista degli archivi antichi e storici, soprattutto quelli ecclesiastici, eccetera. L'unica cosa che posso dire è che mi dispiace, in tutti questi anni non siamo riusciti a vincere la battaglia della riconoscibilità professionale del nostro ruolo, sia di bibliotecari che archivisti, in particolare sul libro e sui documenti antichi. E speriamo insomma che le cose migliorino ancora, non per noi ma per le nuove generazioni. Il lavoro ci sarà e ce n'è tantissimo sui beni documentari per tutti e per tanti ancora. Grazie. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.